che partiranno nuovo per l'Oriente, se mi ricordo bene, c'è stato proficuo, che il fatto che sono venuti qui credo che sia una testimonianza di come, al di là del trattato di Schengen, della libertà di circolazione di uomini, idee e anche di materiali, vi sia uno spirito europeo. Lo spirito europeo è uno spirito di collaborazione e uno spirito anche di scambiarsi esperienze, come credo che sia capitato in questa occasione. Ed è per l'Aslam del Sud anche un motivo di soddisfazione, perché l'ospedale che in pochissimi giorni, l'ospedale di pronto soccorso, ha riconvertito in Covid Hospital, è la dimostrazione lampante che l'accordo con le maestranze, l'accordo con i territori, dà risultati veramente incredibili. Però vorrei lasciare la parola ai nostri ospiti tedeschi, perché rappresentano un po' quello che hanno vissuto in questo arco temporale, le loro considerazioni e anche eventualmente, così, delle, non dico una pagella, ma delle valutazioni. Dass wir versucht haben, hier so gut zu helfen, wie wir konnten. E abbiamo provato al meglio ad aiutare anche tutto il personale che è qui per le nostre competenze. Und hoffentlich ein Zeichen gegeben haben, dass wir in Deutschland so gut wie möglich den italienischen Nachbarn helfen wollen in dieser schwierigen Situation. Abbiamo provato dalla Germania ad aiutare nel meglio possibile i nostri vicini di casa nelle nostre possibilità. Und wir haben natürlich viele Erfahrungen mitgenommen, die wir auch in Deutschland versuchen einzusetzen. Naturalmente abbiamo raccolto molte esperienze in questi pochi giorni e sicuramente le realizzeremo anche in Germania. Che situazione avete trovato qua quando siete arrivati? Avete trovato una situazione incoraggiante? Che bagaglio porterete a casa a livello professionale? Ok, rispondo direttamente io. Sì. La situazione che abbiamo trovato è di un ospedale che purtroppo si è andato a fronteggiare in modo estremamente veloce una realtà che forse è arrivata come un'ondata. Sicuramente il modo in cui siete riusciti a rendere possibile l'accoglienza di questi pazienti che hanno necessità di cure intensive è da dargli tanto di cappello, perché riuscire ad accogliere una così vasta quantità di pazienti in un reparto, anzi in più reparti che non erano nati proprio per questo dall'oggi a domani, è una cosa che non tutti riescono a fare probabilmente. C'è stato comunque spiegato che è stata già allestita, arriverà prossimamente un reparto specializzato solo nei pazienti che dovremmo trattare per il Covid, quindi pazienti intensivi, però ecco, diciamo che abbiamo preso in considerazione il fatto che una sala operatoria, che è quello che è allestita per i pazienti che poi sono trovati a gestirsi, ha reso un po' difficili le cose, ma comunque il personale è riuscito ad affrontarlo per quanto possibile al meglio. Quindi si può parlare di un vero e proprio miracolo che è stato compiuto per il vostro del caso. Miracolo no, si può sempre fare di meglio, a prescindere anche nelle migliori delle situazioni e con tutta l'organizzazione migliore possibile, ma per quello che potevano fare in questo poco tempo hanno fatto la cosa migliore possibile. Perfetto.